Il più cordiale buongiorno da Venezia, 25esima edizione di Venice Marathon, 24 ottobre. Sono partiti 7.000 da Stra, Villa Pisani, 7.000 di cui 1.200 donne, numeri importantissimi. Sono partiti per questo compleanno che davvero ci porta emozione, ci porta tradizione, ci porta gioia. La maratona, 42 km, 195 metri, oggi valida per l'assegnazione del titolo italiano maschile e femminile e campionato italiano dei Vigili del Fuoco. Noi siamo contentissimi dei numeri di quest'anno per la 25esima. Tu hai detto giustamente 1.200 donne, una cosa straordinaria, ma anche tantissimi stranieri, molti più degli anni scorsi. C'è veramente un interesse crescente che si allarga e noi abbiamo avuto una settimana intensissima di manifestazioni. Però finalmente siamo arrivati alla maratona, perché tutto questo vive di maratona, non vive per conto suo, invece la maratona poi è il cuore della nostra attività. Noi siamo contenti di questa partecipazione a prescindere da quelli che saranno i risultati, perché per noi la festa vera è di avere tanti maratoneti, tante persone che sono presenti qui. Non è può sembrare quasi una stupidaggine dirlo, ma non è la presenza dei grandi atleti, dei tempi, eccetera, ma è proprio la presenza del numero così grande di persone che si impegnano su un percorso così tormentato, così difficile, e che quando arriva dai Sette Martiri veramente diventa una grandissima festa per tutti. Parte stanno arrivando, da quest'altra parte alla mia destra è già arrivato una sorta di istituzione a Venezia, alla Venice Marathon, perché ha vinto la prima edizione quando è nata nel 1986, ha vinto la seconda edizione nel 1987. Il comitato organizzatore, per celebrare e festeggiare 25 anni, gli ha riservato il numero 1 e lui questa mattina è partito alle 9.30 da Stra per la sua ennesima maratona. Salvatore Bettiol, bentornato a Venezia, che effetto, che cosa hai provato questa mattina? Beh, diciamo che è una grande emozione, ero molto emozionato. Essere di nuovo qua al Via dopo 25 anni, celebrare questa grande manifestazione, questo grande compleanno, per me è una cosa immensa. Quindi poi sono partito col numero uno, ho voluto partecipare a questa manifestazione, potevo anche decidere di non correre, però sentivo il bisogno di farlo, per farlo per tutti quei ragazzi, per tutta l'organizzazione, per la Venice Marathon, e sono felicissimo di essere arrivato anche sotto le tre ore. Non ci contavo, perché non mi sto allenando molto, e quindi una grande soddisfazione. Già campione italiano di maratona, trevigiano di Volpago del Montello, 2 ore 9 minuti e 40 secondi il suo miglior tempo in maratona, un quinto posto ai giochi olimpici di Barcellona, un sesto posto ai mondiali di Tokyo, un quarto posto ai campionati europei di spalato. La storia? Beh, diciamo che ho gareggiato molto in giro per il mondo, adesso alla soglia dei 49 anni mi sono rimesso in gioco, anche se devo dire che 25 anni fa era molto più semplice, facevo molto meno fatica, però insomma in questo contesto, in queste manifestazioni così importanti, adesso per me non vale più il tempo, vale solo partecipare, stare in mezzo alla gente, stare in mezzo a tanti amici che conosco da tanti anni, quindi è una festa anche per me. Veneto porta bene, quindi già vinto a Treviso, poi anche a Venezia. Troppo, non so se lo so.
Siamo a 4 ore, 30 minuti e 19 secondi in questo momento di Venice Marathon 25esima edizione. Il tempo massimo a disposizione, messo a disposizione per i 7000 maratoneti è di 6 ore. Noi saremo qui fino alla fine per accogliere anche e soprattutto l'ultimo maratoneta in questo campionato italiano. 25esima edizione di Venice Marathon. È una giornata straordinaria, è una giornata che ancora una volta questi maratoneti, questi appassionati maratoneti che oggi rappresentano 59 nazioni sono pronti a, ancora una volta a consegnare la storia. Ha vinto la maratona? Sicuramente sì. Ha vinto Venezia? Sicuramente sì. Ha vinto Venice Marathon? Non c'erano e non ci sono dubbi. Ha vinto al maschile con il tempo di 2 ore 9 minuti e 35 secondi il keniano Simon Kamama Mukun. In seconda posizione l'etiope 2 ore 9 minuti e 47 secondi per Shale Varga Betona. Al terzo posto il keniano Peter Muriuki Nderitu 2 ore 10 minuti e 52 secondi. Al femminile ha vinto l'esile atleta etiope 2 ore 28 minuti e 8 secondi per Makta Harum Haji. In seconda posizione la keniana 2 ore 29 minuti e 21 secondi Elizabeth Chengueno. Al terzo posto la russa Elena Rugliada 2 ore 30 minuti e 41 secondi. Campioni italiani Marcella Mancini al femminile e Marcella Mancini e naturalmente Migidio Burifa. Questo è quanto, questa è Venezia, questa è la 25esima edizione di Venice Marathon. Dopo 4 ore mi giro, 32 secondi e 32 minuti con questo pubblico che rimarrà con noi fino alla fine. E da domani si parla di 26esima edizione. Paolo Mutton, Venezia, Treviso 1.